Buonasera a tutti, benvenuti da Meteo Groane alle previsioni del tempo valevole per i prossimi 3 giorni. Grazie come sempre dell'ascolto che prestate a questo appuntamento. Ho subito inquadrato questa bellissima immagine dal satellite di questa sera, sono le ore 22. Vedete come la bassa pressione che è discesa dal Regno Unito si sia anche ingigantita, alimentata dall'aria fredda proveniente dal nord Europa e si sia anche ingrandita, ingigantita, come dicevo, provocando nuvolosità soprattutto su Francia, come vedete, anche su parte della Germania, del Belgio e dei Paesi Bassi, portando piogge e anche dei temporali. Qualche nube anche sulla Spagna avete visto e anche qualche passaggio temporalesco. Da noi il tempo oggi è stato un po' più clemente, qualche passaggio nuvoloso, un po' dell'aria fresca residua dal maltempo di ieri, ma tutto sommato una giornata abbastanza buona, discreta, insomma, certamente non estiva. Ecco, questo centro di bassa pressione, come vedete, sembra proprio statico, sembra proprio rimanere lì abbastanza e non fare progressi, se no, se non nella giornata di domani qualche progresso verso est con questa perturbazione che lambirà le nostre regioni portando qualche possibile rovescio o pioggia debole tra sabato e domenica. Dopodiché ci sarà una debole rimonta del campo alto pressorio per un paio di giorni prima di affrontare un nuovo affondo dal nord Europa che recherà un altro episodio di maltempo e ancora instabilità. Del resto adesso mostrandovi il modello di reading lo vediamo. Vedete, ecco oggi, ecco questo qui è venerdì, vedete il grosso centro di bassa pressione indicato dalla mia freccia proprio qui sul Golfo di Guascogna, il proprio minimo, e intorno qui in senso antiorario ruotano le nuvole che poi provocano le precipitazioni. Domani vedete che c'è qualche progresso verso est di questo allungamento della bassa pressione, anche se il centro rimane sempre sul Golfo di Guascogna, però diciamo, allargamento influenzerà anche marginalmente i nostri settori del parco del nord-ovest italiano. Domenica vedete che già si è spostato un po' il tutto e invece lunedì, ecco, e martedì vedete questo campo di alta pressione che si unisce con quello russo, quello africano con quello russo e passando proprio per l'Italia. Quindi ci sarà qualche giorno bello e sicuramente una giornata, 1 o 2 giornate estive senza eccesso, con sole prevalente. Dopodiché vedete alle 120 ore, cioè mercoledì, comincia già un altro degrado, un'altra depressione, sempre la stessa peraltro, viene rialimentata dall'aria fredda proveniente dal nord e si riaccende praticamente verso i nostri settori questa instabilità e anche in parte perturbabilità dell'atmosfera che recherà questo episodio di maltempo. Dopodiché potrebbe adesso una fase ancora un po' più stabile, ma il tutto vedete ancora si inquadra in un gioco di alternanza tra alta pressione e passaggi più instabili. Per questo poi lo vedremo sicuramente settimana prossima. Adesso noi facciamo la nostra previsione per i prossimi 3, massimo 4 giorni e analizziamo allora la carta al suolo. La carta al suolo che è prevista per praticamente domani, vedete il 13 di giugno, sabato alle ore 12, ecco il centro di bassa pressione a sud dell'Inghilterra, sulla Francia, sul Golfo di Guascogna che pilota questa perturbazione e i corpi nuvolosi. Come vedete, la parte finale di questa perturbazione si addossa alle Alpi e la varicherà proprio durante la notte tra il sabato e la domenica, recando quello che vi dicevo, qualche sporadico, precipitazione, anche magari temporalesca. Passiamo allora a vedere le previsioni per i prossimi 3 giorni. Domani, giovedì, scusate, sabato 13 giugno,
Ecco qui un cielo abbastanza buono al mattino che va coprendosi pian pianino nel pomeriggio e alla sera, come vi dicevo, qualche precipitazione non di grande intensità. Più 14 gradi la minima, più 25 gradi la massima, è già in risalita la massima. Domenica 14 si ripete la stessa cosa di sabato, qualche possibile rovescio ancora per infiltrazioni di aria umida dall'Atlantico verso sera notte. Più 15 gradi la minima, più 27 gradi la massima. Vedete che le massime vanno ad aumentare. Lunedì si afferma questo pian pianino il campo di alta pressione, anche se avremo ancora del cielo sporco per via di una residua aria umida proveniente dall'Atlantico che farà vedere il sole, ma anche abbastanza nuvole. Però le temperature minime si alzerà a più 18 gradi, la massima anche più 29 gradi. E lo stesso sarà martedì, però con un cielo più bello, quindi le temperature potrebbero, la massima sicuramente si potrebbe attestare intorno ai 29, forse anche 30 gradi. Poi per il resto lo vedremo durante la settimana. Intanto io vi ringrazio per l'ascolto che prestate e vi ricordo che potete guardare il sito meteograne.it, dove non solo potete controllare le previsioni, vedere le previsioni, gli articoli che scriviamo e anche i dati delle nostre stazioni meteo, ma potete anche scrivere. Nel sito c'è un'apposita casella dove si può scrivere. Quindi io vi invito anche a scrivere se avete osservazioni, se avete pareri, cosa ne pensate anche del sito e delle previsioni e degli articoli che si fanno. Vi ringrazio e vi do l'appuntamento a domani sera. Buona serata.